meno te lo aspetti, la natura ha astuti metodi per trovare il tuo punto debole. Ma ricordati che io sono qui. Adesso magari non hai voglia di sentire niente. Magari non vorrai provare più niente e sai, magari non è con me che vuoi parlare di queste cose. Però prova qualcosa. Perché l'hai già provata. Senti, avete avuto una bellissima amicizia. E forse qualcosa di più. E io ti invidio. Al posto mio un padre spererebbe che tutto questo finisse, pregherebbe che il proprio figlio cadesse in piedi, ma io non sono quel tipo di padre. Strappiamo così tanto da noi per guarire in fretta dalle ferite che ci ritroviamo a 30 anni già in bancarotta. E abbiamo meno da offrire ogni volta che incontriamo una persona nuova. Sforzarsi di non provare più niente per non sentire qualcosa. Che spreco. Forse ho parlato a sproposito. Ma voglio dire un'ultima cosa. Per chiarire meglio. Io ci sono andato vicino una volta. Ma non ho mai provato niente di simile. Ogni volta c'era qualcosa che mi fermava prima, che si metteva in mezzo. Senti, come tu vivrai la tua vita, questi sono affari tuoi. Però ricordati una cosa. Che il cuore e il corpo ci vengono dati soltanto una volta. E men che non si dica il cuore è inaridito. E per quanto riguarda il corpo, beh, a un certo punto non lo guarda più nessuno. Né tantomeno ci si avvicina. Tu adesso senti dolore, tristezza. Non ucciderli. Al pari della gioia che hai provato.